Buonasera dal telegiornale di TSD. Un contributo straordinario da 950.000 euro è stato destinato alla messa in sicurezza della linea ferroviaria Sinalunga Arezzo-Stia. A stabilirlo la Giunta regionale della Toscana con una delibera proposta dall'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. Il contributo sarà destinato alla realizzazione di interventi urgenti per la manutenzione straordinaria della linea ferroviaria gestita da LFI SPA. In particolare sono previste opere di manutenzione sul ponte sul torrente Archiano nei pressi di Bibbiena, la sostituzione dei pali di trazione elettrica e il risanamento dei basamenti della ferrovia Arezzo-Sinalunga, la sistemazione della linea di trazione elettrica Radice Nord nella stazione di Bibbiena e il rifacimento di muri di sostegno al chilometro 6 più 734 e al chilometro 17 più 300 con stabilizzazione della sede ferroviaria. E l'assessore regionale alle infrastrutture digitali e all'innovazione Stefano Cioffo ha scritto una lettera al ministro e alla viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini e Teresa Bellanova per chiedere lo sblocco della realizzazione del collegamento a banda ultralarga in provincia di Arezzo. Da 2 anni infatti si attendono le autorizzazioni necessarie a far sì che Open Fiber, la società che installa le infrastrutture di rete, possa attraversare con i cavi a banda larga l'autostrada A1 per connettere i comuni di Civitella in Val di Chiana, Lucignano e Monte San Savino. Il problema riguarda non soltanto i circa 21.000 abitanti nei 3 comuni, ma anche quelli che risiedono nei comuni limitrofi e nelle medesime dorsali, che sono nell'impossibilità di usufruire di servizi di banda ultralarga in questo momento di estrema difficoltà e utile sia per lo smart working che per la didattica a distanza. Oggi è stato ufficialmente presentato uno spot di ATAM SPA realizzato dalla Poti Pictures. Allora, vediamolo insieme. Certo che nel 2021 proteste usare anche l'app. L'ATAM ce n'è una comoda comoda. Ma se non c'è manco la macchina. Siete questo io insomma col telefono, fenomeno. Fammi capire, non c'è la macchina, non c'è il telefono, ma che ne sai te dell'app dell'ATAM? Sommario da corsa. E parliamo adesso dell'inverno demografico che sta riguardando il nostro paese. In Toscana, tra il 2019 e il 2020, sono nati meno di 46.000 bambini e sono morte poco meno di 92.000 persone. I morti, cioè, sono stati più del doppio dei nati. Sono numeri pubblicati in un articolo sul numero 15 di Toscana Oggi, in uscita in questa settimana, e scritto dallo statistico e demografo Roberto Volpi. Un dato spiega Volpi, che non si esita a definire tragico, certamente da imputare solo in piccola parte alla supermortalità da pandemia. Il punto è che in Toscana non si nasce, continuando così, quella toscana è una popolazione destinata all'estinzione in appena 200 anni. Anche la popolazione scolastica è straordinariamente limitata. In Toscana, infatti, è il 12,2% degli abitanti, mentre la media italiana è superiore, ovvero il 13%, così come maggiormente superiori sono sia la media dell'Unione Europea, dove la popolazione scolastica è del 15,1%, e infine del 16,4% nella media dei paesi maggiormente sviluppati. Questo determinerà anche ripercussioni sul mondo della scuola e sulle istituzioni scolastiche.
scolastiche, dice appunto il demografo Roberto Volpi, che è possibile leggere integralmente questo articolo nel numero 15 di Toscana Oggi. Sono aperte le preimmatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico non a numero programmato dell'Università di Siena per l'anno accademico 2021-2022. Gli studenti che frequentano l'ultimo anno delle scuole superiori o che hanno già conseguito il diploma di maturità possono preimmatricolarsi entro il 16 di luglio prossimo. Tutti saranno contattati da uno studente tutor che offrirà un supporto personalizzato per agevolare l'inserimento nella vita universitaria e nel percorso di studi prescelto. Per il prossimo anno accademico, l'Università di Siena propone un'offerta che comprende 33 corsi di laurea, 36 corsi di laurea magistrale e 5 corsi di laurea a ciclo unico. Siamo arrivati adesso al focus di questa sera, dedicato all'approfondimento sull'andamento della pandemia nel nostro territorio, con l'appuntamento che riproponiamo del Comune di Arezzo. Allora, buona visione, arrivederci.